Bentornati a tutti ragazzi, buona musica. Oggi parliamo di Elton John. Ho scelto di fare questo pezzo perché lo faccio spesso con gli allievi a lezione, in quanto è molto interessante riportare sulla chitarra quelle che sono le tecniche pianistiche per unire gli accordi e l'armonia, come si utilizzano gli slash chords, i rivolti e via dicendo. E Elton John secondo me è veramente un maestro in questa cosa. Cominciamo col dire che la canzone è in tonalità di mi bemolle maggiore e se armonizziamo la scala abbiamo questi accordi. Quindi abbiamo mi bemolle maggiore 7, fa minore settima, sol minore settima, la bemolle maggiore 7, si bemolle settima, do minore settima, re semi diminuito e mi bemolle maggiore 7. Nell'introduzione abbiamo tre accordi con il basso in comune. Il primo è mi bemolle in forma di re con il suo basso, la bemolle con il basso di mi bemolle che rimane, poi abbiamo si bemolle sempre con il basso di mi bemolle e di nuovo la bemolle con il basso di mi bemolle. Nella strofa abbiamo mi bemolle in forma di do, primo accordo, poi la bemolle maggiore 7, quarto accordo. Poi subito dopo ci sarebbe si bemolle che è il quinto, ma non viene suonato nella sua forma fondamentale, quindi questa o questa qua, ma viene rivoltato con la terza al basso. Perché? Perché subito dopo abbiamo un sol minore e come potete vedere da si bemolle col basso re a sol minore abbiamo veramente un cambiamento minimo, cambia solo il basso praticamente. Quindi in questo modo, si collegano meglio questi due accordi, che è uno dei concetti portanti appunto degli arrangiamenti di Elton John. Poi subito dopo do minore, anche qua il do minore dovrà andare a la bemolle, ma guardate come viene collegato, quindi do minore, do minore basso si bemolle, poi do minore basso la, la bemolle ad 13, quindi questo è la bemolle e gli aggiungo la tredicesima che poi sarebbe la sesta. Prosegue con una cosa molto interessante che è mi bemolle col basso si bemolle, quindi primo, quinto, si bemolle. Qua una cosa altrettanto bella che è sol col basso si per collegarmi. Perché viene fatto questo accordo? Io arrivo dal si bemolle. Per collegarmi meglio al do avrei potuto fare un accordo diminuito in mezzo, ma in questo caso lui suona un sol col si al basso, che può essere questo o questa posizione se lo fate aperto, per arrivare poi al do minore. Se fate questo vi consiglio poi di prendere il do minore qua, perché facciamo un passaggio di basso per arrivare di nuovo al mi bemolle, primo accordo, poi fa minore che è questo, la bemolle quarto accordo che possiamo fare anche così e poi si bemolle su 4 e si bemolle. Nel ritornello abbiamo si bemolle basso re che è questo. Poi invece di andare al sol, quindi al terzo accordo come facevamo prima, questa volta andiamo al sesto che è do minore. Subito dopo fa minore suonato sempre in posizione senza spostarsi, quindi fa minore settima fatto qua. La bemolle maggior 7. Poi il tutto si ripete. Finale, do minore, quindi sesto, poi il basso che scende, do minore basso la, perché si sta collegando al la bemolle sesta, quarto, poi mi bemolle basso sol, questo molto bello, interessantissimo, questa posizione, torna al la bemolle sesta, la bemolle, e si bemolle che se vogliamo sospendiamo con questo dito, questo si bemolle in forma di sol. Il mio consiglio per suonare naturalmente è quello di ricalcare un po' quello che fa il pianoforte, quindi arpeggiare gli accordi
E un pattern interessante potrebbe essere questo. Ok, quindi. Con ogni tanto qualche sospensione, con qualche, diciamo così, sgranatura delle corde, che mi sembra interessante. Anche per questo video è tutto, vi ringrazio come sempre per essere stati in mia compagnia, fatemi sapere naturalmente nei commenti qua sotto se avete trovato il video utile o perlomeno interessante. Dal mio punto di vista, studiare questo tipo di arrangiamenti sulla chitarra è molto appagante e poi ci fa progredire dal punto di vista chitarristico, perché ci insegna posizioni di accordi e rivolti che normalmente non utilizzeremmo. Vi mando un abbraccio, un saluto e a presto. Ciao, buona musica!